amanti dei libri, sono Alessia e se vi interessano le storie delle tue fine è meglio che non guardiate questo video. Se avete colto la citazione o più banalmente avete letto il titolo del video, avrete capito che oggi vi parlo delle mie impressioni della nuova serie di Netflix, una serie di sfortunati eventi tratta dai libri di Lemony Snicket. E se non siete ancora riusciti a recuperare la serie di libri piuttosto che a guardare la serie TV, non preoccupatevi perché questo video, come tutti i miei altri commenti e recensioni su serie TV o libri, sarà senza spoiler. Comincio subito col dire che questa serie TV mi è piaciuta davvero tantissimo. Ci sono alcune piccole cose che mi hanno fatto un po' storcere il naso e di cui vi parlerò in seguito, ma nel complesso questa è una serie che mi ha davvero colpito perché non mi aspettavo che sarebbe stata così bella come poi si è rivelata essere. Cominciamo con la composizione della serie TV, che per me è la parte più ostica perché obiettivamente io faccio veramente pena a spiegare. Comunque, la prima stagione si compone di 8 episodi che coprono la storia dei primi 4 libri della serie, quindi un infausto inizio, la stanza delle serpi, la funesta e la sinistra segheria. La serie quindi è divisa in 8 episodi perché ogni 2 episodi coprono la storia di un libro, quindi per farvi capire i primi 2 episodi si chiamano un infausto inizio parte 1 e un infausto inizio parte 2 e così via. Yes, ce l'ho fatta, oddio, spero si sia capito. Il primo aspetto di questa serie che mi è piaciuto davvero tantissimo è come la storia nella serie TV sia davvero molto fedele a quella nei libri, e questo aspetto è dovuto ad altri fattori di questa serie di cui vi parlerò in seguito, però sono davvero contenta perché nel corso degli episodi si possono ritrovare pari pari delle frasi del libro, soprattutto in quelle scene dove compare il personaggio di Lemony Snicket stesso, che è un po' il narratore della storia e che cita pari pari alcune frasi del libro, cosa che mi è piaciuta davvero tantissimo. Ma allo stesso tempo sono stati apportati alcuni cambiamenti, alcuni più strutturali che interessano soprattutto il penultimo e l'ultimo episodio, quindi quelli legati alla storia della sinistra segheria. E altri cambiamenti che più che cambiamento definirei un'aggiunta, un'espansione, perché infatti oltre alla storia principale dei fratelli Baudelaire e delle loro disavventure, abbiamo anche una storyline secondaria che parla di una cospirazione e di una società segreta, un'organizzazione della quale facevano parte alcuni personaggi delle vicende. E quindi ho apprezzato davvero tantissimo questa fedeltà della serie TV alle storie dei libri, che è un elemento veramente importantissimo perché obiettivamente, lo ammetto, ogni volta che annunciano che faranno un adattamento cinematografico o telefilmico di un libro o di una serie di libri che ho amato, io sono sempre col cuore in mano perché ho una paura assurda di tutte le miriadi di modi che troveranno per stravolgere i personaggi e le storie, come è successo recentemente. Ma sono anche davvero felicissima e orgogliosa del fatto che i produttori, gli sceneggiatori e tutta la gente che ha creato la serie TV siano riusciti a trovare il modo di apportare dei piccoli cambiamenti o di fare delle piccole aggiunte alla serie TV senza stravolgere il senso generale e soprattutto il tono della storia dei libri. Apro una piccola parentesi sui cambiamenti più strutturali che hanno apportato soprattutto agli ultimi 2 episodi che riguardano la storia della sinistra segheria, ovvero il quarto libro della serie. Perché ve ne parlo? Perché secondo me quei cambiamenti che hanno fatto agli ultimi 2 episodi che riguardano la storia del quarto libro, La sinistra segheria, sono cambiamenti fatti veramente bene e veramente molto importanti. Infatti, quando avevo letto il quarto libro della serie, La sinistra segheria, questo mi aveva deluso non poco. Perché? Perché l'ho trovato molto fuori tono rispetto ai 3 libri precedenti, in quanto c'erano un sacco di scene abbastanza nonsense, scene anche morte, dove la storia sembrava essere completamente ferma, scene che sfioravano l'assurdo e il ridicolo, e nonostante i libri di Lemony Snicket non manchino di assurdo e di ridicolo, non arrivano mai ai livelli di avere una scena di combattimento con le spade tra una tipa con la spada e Sunny con i denti. Beh, no,
E i cambiamenti che hanno apportato agli ultimi due episodi, quelli che appunto corrispondono al quarto libro, secondo me sono riusciti ad eliminare tanto di quell'assurdo e del ridicolo che secondo me non c'entrava molto, sono riusciti a far scorrere la storia molto più fluidamente, molto più velocemente e soprattutto gli hanno dato molto più senso, cosa che ho apprezzato davvero tantissimo. Questo doppio aspetto di cui vi ho appena parlato, ovvero la fedeltà ai romanzi, ma al contempo le libertà che si sono presi e i cambiamenti che hanno apportato alla storia della serie TV, sono dovuti in larga parte al fatto che uno dei produttori esecutivi della serie TV è Daniel Handler, ovvero la persona che sta dietro a Lemony Snicket. Non so quanto possa interessare, ma secondo me è un argomento molto importante e rilevante ai sensi del discorso che sto per fare, ovvero la differenza tra produttore e produttore esecutivo. Il produttore è una persona che in un progetto, che sia un film o una serie TV, dà i suoi soldi affinché quel progetto venga realizzato. Mentre il produttore esecutivo è una persona che dà sì il suo contributo per finanziare il progetto, ma è anche coinvolto direttamente nelle decisioni più importanti della realizzazione della serie. E quindi il fatto che Daniel Handler, a.k.a. Lemony Snicket, ovvero l'autore dei libri dai quali è tratta la serie TV, sia così direttamente coinvolto nella realizzazione di essa, è un fattore davvero importantissimo che ci garantisce che tutte le decisioni che vengono prese a livello di storia abbiano la sua approvazione, che per me è un sogno. E secondo me è proprio grazie a Daniel Handler in larga parte se la serie TV è così fedele ai libri, sia dal punto di vista della storia che dal punto di vista dell'ambientazione e del tono. Non voglio soffermarmi troppo sull'ambientazione perché secondo me non è che ci sia moltissimo da dire, se non che la serie TV ha un'ambientazione molto più contemporanea e moderna rispetto al film che sicuramente conoscete tutti. Avevo tanto amato l'atmosfera gotica e oserei dire quasi steampunk del film, ma il fatto che non fosse presente nella serie TV non mi ha disturbato più di tanto, ad essere sincera, perché la serie TV ha provato che è possibile trasporre il tono lugubre dei libri in chiave più moderna. Voglio invece parlare più approfonditamente del tono della serie TV perché ci sono pareri veramente molto contrastanti a riguardo e vorrei dare i miei pareri e spiegare le motivazioni anche da un punto di vista un po' più tecnico e professionale. Chiunque abbia visto la serie TV vi dirà che per quanto riguarda il tono l'enfasi è posta molto di più sulla comicità, sul ridicolo, sull'assurdo piuttosto che sul lugubre, sul cupo, sulla paura. E sempre chi ha visto la serie TV vi dirà anche che la maggior parte della comicità e del ridicolo presente nella serie TV è legata al personaggio del conte Olaf, interpretato da Neil Patrick Harris, che fa del conte Olaf un ritratto meno inquietante, meno malvagio, ma più teatrale. Il conte Olaf di Neil Patrick Harris è un conte Olaf molto ignorante, che fa spesso battute che evidenziano questa sua stupidità. Un conte Olaf che mostra molto il suo background di attore, la sua professione di attore, che fa molto vedere i travestimenti elaborati e le voci e accenti che usa per interpretare i vari finti tutori dei Baudelaire, ovvero tutte le finte personalità che assume per cercare di impossessarsi della fortuna dei Baudelaire. E per quanto questo sia un ritratto del conte Olaf molto più improntato sul far ridere che sull'incutere timore, paura e terrore, questo secondo me non diminuisce assolutamente la spietatezza e crudeltà del personaggio, anzi secondo me l'aumenta anche. Perché sì, il conte Olaf di Patrick Harris fa spesso balletti o vocine ridicole, ma ha anche momenti nei quali dimostra crudeltà e indifferenza totale nei confronti della vita degli orfani Baudelaire. E questi momenti si presentano in maniera anche abbastanza sottile e difficile da cogliere, ma che secondo me sono molto rappresentativi della vera personalità del conte Olaf, una persona che è sì molto teatrale, molto ignorante e molto ridicola, ma anche molto crudele, e questa sua spietatezza si manifesta appunto in maniera abbastanza improvvisa mentre ti fa anche una battuta, e questo secondo me è qualcosa che è molto in tono con i libri, perché come nei libri ti vuole dimostrare che la malvagità
può colpire da qualsiasi direzione all'improvviso senza che tu non te ne accorga nemmeno. Come il conte Olaf, anche il resto dei personaggi adulti della serie TV è ignorante e ridicolo a livelli veramente stratosferici. E nonostante questo aspetto sia molto esagerato nella serie TV, cosa che non apprezzo del tutto, devo però riconoscere che è un ritratto molto fedele del mondo degli adulti che emerge dai libri, dove gli adulti come il signor Poe, la zia Josephine, lo zio Monty, che dovrebbero aiutare e proteggere i bambini, sono invece completamente incapaci e ignari del pericolo rappresentato dal conte Olaf, al punto che i Baudelaire devono quasi, alla loro giovanissima età, prendersi cura di loro stessi completamente da soli. E quindi la rappresentazione così esagerata dell'inettitudine del mondo degli adulti nella serie TV è, secondo me, parte dell'intento originale dell'autore nei libri, ovvero di farci provare lo stesso stato d'animo che provano questi bambini così intelligenti ad avere a che fare con degli adulti invece così incapaci che non li prendono nemmeno sul serio solo perché sono giovani, sono bambini. Il fatto poi che il tono generale della serie TV risulti così esageratamente comico da sembrare quasi una parodia è secondo me anche un risultato del diverso format. Infatti nei libri seguiamo più direttamente i Baudelaire e le loro emozioni, quindi proviamo la loro stanchezza, la loro paura, la loro solitudine, mentre invece nella serie TV, che è un mezzo comunque molto più immediato e visivo, gli sceneggiatori sono quasi anche obbligati a seguire altri personaggi a mostrarci di più. Ah, prima mi ero dimenticata di dire che ogni episodio dura sui 50 minuti, un'ora, il che mi porta a parlare del ritmo. Come spero possiate vedere, i libri di Lemon Snicket sono veramente piccolissimi e cortissimi, al punto che fare due episodi di un'ora ciascuno su un libro che non arriva nemmeno a 200 pagine renderebbe quegli episodi veramente lentissimi e pieni di scene morte. Ma proprio quelle estensioni della storia di cui vi parlavo prima, che aggiungono un sacco di azione, incluse alcune scene di combattimento e di mistero, permettono a ogni episodio di avere un ritmo un po' più velocizzato, e il ritmo generale della storia non arriva mai ai livelli di una serie TV piena di colpi di scena, ma non ha nemmeno troppe scene morte. Infatti la storia in generale nel corso degli episodi scorre in maniera abbastanza fluida. Bene, questo era il mio video commento / recensione a Nuovo Telefilm, una serie di sfortunati eventi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete visto questa serie e se vi è piaciuta e che cosa ne avete pensato di tutti i vari aspetti che ho citato. Il video di oggi finisce qui, spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo settimana prossima con un altro video. Ciao!